Fa ingresso in sala il Presidente del Senato. Ha inizio la presentazione in anteprima del documentario 1948, l'anno che cambiò l'Italia. Prende la parola il Presidente del Senato per un indirizzo di saluto. Buongiorno a tutti, autorità, signore e signori. E per me è un vero piacere poter presentare in anteprima qui in Senato 1948, l'anno che ha cambiato l'Italia, un'opera scritta e diretta da Bruno Vespa con la collaborazione di Paola Miletic. Il film documentario che tra poco vedremo, proiettato in questa storica e suggestiva sala, è il racconto di uno dei momenti più intensi e decisivi della nostra storia nazionale. Il direttore Vespa ci accompagnerà in un racconto puntuale dei principali eventi e dei protagonisti che nel biennio 1946-1948 porteranno gli italiani per due volte al voto, prima per il referendum Repubblica-Monarchia e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, con tutte le difficoltà e con tutte le incertezze che ne accompagnarono lo svolgimento e l'esito, e successivamente per le prime elezioni politiche del dopoguerra celebrate il 18 aprile del 48. 50 minuti di narrazione storica che condensano le sofferenze di un popolo distrutto dalla guerra e dalla dittatura, le speranze di un risorgimento civile che fino a poco tempo prima sembrava impensabile e le disparità presenti tra le diverse aree della penisola. Disparità ben rappresentate con il confronto tra la Milano già proiettata in Europa e le province del Mezzogiorno in condizioni di grave arretratezza. Il lavoro del direttore Vespa non si limita però ad una indicizzazione storica, pur presente e dettagliata, degli accadimenti che coinvolsero l'Italia e gli italiani alla vigilia della scelta di campo che segnerà l'intera storia contemporanea nazionale ed internazionale. Il suo è in realtà un racconto a 360 gradi di un popolo, delle sue difficoltà, delle sue qualità, dei suoi sogni. E allora consentitemi di sottolinearne uno dei principali fili conduttori, l'italianità, quasi quel sentimento che ci accomuna e ci rende nazione, quel naturale collante culturale costruito e consolidato nei secoli, più forte di ogni avversità, comprese le follie totalitarie, le atrocità della guerra, l'odio razziale e la privazione della libertà. Arturo Toscanini, che inaugura la riapertura della Scala di Milano, Totò e Giovannino Guareschi, che si recano al voto, la Biennale di Venezia, che stupisce il mondo e il cinema italiano con il neorealismo, che con il neorealismo lo conquisterà grazie a Rossellini e De Sica. Rappresentano tutto questo l'esempio più evidente di come l'arte, di come la cultura siano state le più preziose chiavi della nostra rinascita spirituale, prima ancora che politica ed economica. C'è poi la protagonista assoluta di 1948, l'anno che ha cambiato l'Italia, la politica. Qui il lavoro di ricerca e le preziose immagini utilizzate rappresentano un'occasione imperdibile per tutti coloro che abbiano la voglia di conoscere, di approfondire i fatti direttamente dai protagonisti o da chi in quegli anni si apprestava a fare della militanza e dell'impegno nelle istituzioni la propria missione.
Giorgio Napolitano, che spiega le diverse posizioni all'interno del Partito Comunista Italiano e fornisce una personale e autentica lettura del sentimento di Palmiro Togliatti. Nilde Iotti, che racconta gli interminabili secondi nei quali l'attentato a Togliatti sconvolse il paese e ne mise in discussione il sofferto e precario equilibrio raggiunto. Andreotti e De Mita, che spiegano le strategie comunicative e organizzative della Democrazia Cristiana. Quanto il Partito Comunista fosse realmente intenzionato a sovvertire lo Stato seguendo le indicazioni sovietiche e quanto gli Stati Uniti hanno influito nel consolidamento della scelta occidentale fortemente voluta dalla Democrazia Cristiana, sono interrogativi che il Novecento ci ha consegnato e che trovano qui una lettura approfondita, corroborata da testimonianze e da documenti storici, materiale in grado di spiegare in maniera accurata come l'Italia fosse al centro di equilibri mondiali che segneranno i destini dell'umanità fino alla caduta del Muro di Berlino. Dai comitati civici al fronte popolare avremo la possibilità di riscoprire le dinamiche e le novità espressive della nostra prima vera campagna elettorale di massa. E allora, guardando alla storia con gli occhi del presente, non sfuggirà un naturale ed inevitabile parallelismo tra la propaganda di allora e ciò che quotidianamente si registra nell'attuale dibattito politico. Se i manifesti e i volantini presenti all'epoca, senza alcuna limitazione, senza risparmio di mezzi, possono essere considerati i social network di oggi, gli sberleffi e le accuse che caratterizzarono quelle elezioni possono a tutti gli effetti essere considerati come delle prime fantasiose ed efficaci fake news. Una campagna tutta giocata sulle dicotomie tra paura e aspirazioni, tra l'est e l'ovest, tra comunismo e capitalismo, tra città e campagna, tra nord e sud. Si chiedeva al paese di schierarsi definitivamente, agli italiani di esprimersi in maniera chiara, alla politica di essere convincente e rassicurante, alla società di scendere in campo per una partita che non poteva prevedere neutralità o definizioni. Il tutto in un paese, come detto, ferito moralmente e materialmente, nonché irrinunciabilmente legato ai finanziamenti del piano Marshall. Un paese allo stesso tempo ancora armato e in cerca di una pacificazione che solo la Repubblica poté raggiungere attraverso quella democrazia che non abbiamo più smarrito e che non dobbiamo mai smettere di proteggere e rafforzare. Una democrazia che nel 1948 portò alle urne il 92% degli aventi diritto, dimostrando a se stessa e al mondo quanto gli italiani fossero desiderosi di poter esercitare il proprio diritto dovere in cabina elettorale. Un film che ci fornisce la possibilità di avere uno spaccato reale sulle diverse condizioni degli italiani in quegli anni e che ci offre, grazie alle parole della senatrice Liliana Segre, momenti di riflessione, di passione per la vita e di amore rispetto ai quali sono certa che ogni spettatore potrà trovare una propria chiave di lettura, una personale ispirazione. Senza voler svelare troppo, e confidando da questo punto di vista in una deroga da parte dell'autore, non posso però non citare le parole della senatrice Segre quando, ripercorrendo le prime sensazioni della ritrovata normalità, confida che camminare a Milano di nuovo libera le procurò una grossa emozione. Un'emozione che oggi ci restituisce insieme all'insegnamento di vita che ha accompagnato la sua generosa e instancabile attività di divulgazione, di testimonianza e di verità. In conclusione, prima di lasciare la parola al direttore e permettervi quindi di vedere 1948, consentitemi un'ultima riflessione rivolta proprio all'autore. Pur consapevole dei suoi noti impegni giornalistici, televisivi ed editoriali, voglio augurarmi che quest'opera possa essere messa a disposizione
in tutti i modi possibili ai nostri giovani e soprattutto che possa essere un punto di partenza per altri racconti e altri snodi da approfondire, perché la storia, così efficacemente raccontata, è certamente uno strumento fondamentale per coltivare e tramandare la nostra memoria nazionale. Vi ringrazio. Prende ora la parola Bruno Vespa, autore e regista del documentario. Grazie, signor Presidente, del privilegio che ha voluto accordarci presentando questo film nella più alta istituzione parlamentare. Grazie per le parole così lusinghiere e affettuose e incoraggianti. Da un po' di tempo la storia ha fretta e quindi anche noi superficiali uomini dei media fondiamo e archiviamo le repubbliche come se niente fosse, prima, seconda, terza. E mentre siamo ancora indecisi se dalla seconda siamo passati alla terza, forse vale la pena di ricordarci la prima e di ricordarci come siamo nati. Questo documentario, come lei ha ricordato, parte dal 1946 e porta all'Assemblea Costituente. E io credo che debba essere di esempio e di monito per tutti noi e anche per la classe politica lo straordinario senso di unità nazionale che pure in una divisione terribile si respirò nell'aula del Parlamento dove si riunì l'Assemblea, dove si riunì la Commissione dei 75. E tutto questo nonostante i comunisti del 47 fossero usciti dal governo, perché c'era un interesse superiore e per quell'interesse superiore non esistevano davvero divisioni. Nel 1948 ci furono le prime elezioni libere, in un clima festoso e drammatico. Festoso perché si tornava a votare e le donne votavano per la prima volta. Drammatico, come vedremo, perché noi sfiorammo la guerra civile, perché c'erano ancora delle fazioni armate in Italia, perché avevamo il fiato sul collo degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica e molto, molto sullo sfondo qualcuno ventilava anche l'ipotesi che si riprendesse un conflitto mondiale. E invece da quelle libere elezioni nacque un paese straordinario, del quale non dobbiamo mai dimenticarci, le cui origini non dobbiamo mai dimenticarci, perché qualche anno dopo l'elezione del 1948 cominciò una crescita che nessuno aveva osato prevedere e che portò al miracolo economico italiano, quel miracolo economico al quale adesso guardiamo con troppa nostalgia nella consapevolezza, spero sbagliata, che non potrà ripetersi. E allora, mentre io accolgo lusingato il suo invito a mostrare ai giovani questo documentario perché sappiano da dove siamo nati, forse è bene che anche le vecchie generazioni si ricordino la stessa cosa. Grazie, signor Presidente. Ha ora inizio la proiezione del documentario 1948. L'anno che cambiò l'Italia.